Dopo quasi un anno dalla nascita del governo Meloni, finalmente possiamo elencare tutti i numerosi risultati ottenuti positivi in così poco tempo. Punto primo, è aumentato il turismo italiano. Basta andare a leggere i dati per poter confermare che rispetto agli anni precedenti sono aumentate e di molto le presenze, ad esempio, a Lampedusa. Non a caso i prezzi di luoghi di villeggiatura in Italia sono aumentati notevolmente proprio per questa grandissima esigenza da parte degli stranieri di visitare il nostro paese. È stato migliorato l'ambiente. Come è riuscito il governo in questa grandissima impresa? È semplice. Ad oggi, nel mese di agosto, sono 17 giorni consecutivi che ha aumentato il prezzo della benzina. E chi la prende più la macchina? Ma senti che aria buona state respirando in questi giorni? Tra l'altro, cosa positiva di questi aumenti della benzina, che ha superato i 2 euro al litro in autostrada, e che grazie a queste nuove entrate lo Stato guadagnerà più di 2 miliardi di euro solo di accise in questo periodo di vacanze, che potrà reinvestire in cose più utili. Altro grosso risultato ottenuto da questo governo è la lotta all'obesità. Grosso male tutto italiano, pensate che l'Italia è il quarto paese europeo per sovrappeso e obesità infantile. Ma grazie all'aumento non controllato del carrello della spesa solo nel 2023, le famiglie italiane hanno tagliato del 5% i prodotti alimentari acquistati. Così mangiamo di meno e perdiamo peso senza dover ricorrere a queste noiose attività sportive, diciamo la verità. L'Italia ha migliorato i rapporti internazionali con altri paesi. Facciamo un esempio pratico. L'Italia ha una grossa comunità di albanesi al suo interno e, dato che le località turistiche italiane oggi costano molto di più, noi italiani stiamo andando in vacanza in massa in Albania, Così finalmente possiamo restituire il favore agli albanesi. Il turismo albanese finalmente sta beneficiando dei soldi italiani. Finalmente abbiamo tolto il reddito di cittadinanza a molti cittadini italiani per dare questi soldi a delle persone che hanno molto più bisogno, come ad esempio Fassino, no? Che ha proprio esternato la sua sofferenza in questi giorni, ripristinando i vitalizi a come erano prima. Anche perché, diciamo la verità, il povero sa come si fa a vivere con pochi soldi, il ricco con questi aumenti, ma come fa, scusa? È stato tolto il canone RAI dalla bolletta della luce, come promesso in campagna elettorale, e si pensa di inserirlo nella bolletta del cellulare, anche perché il cellulare ce l'hanno tutti. Perché far pagare soltanto un canone in famiglia quando ne puoi far pagare 4? Altra cosa importante è che il rating italiano di Standard & Poor's fino a pochi anni fa era di AAA, mentre oggi di A ce ne sono molte di più.